vittoria di Bergamo vale doppio, triplo, insomma dimmi tu come l'avete presa. Beh, è una vittoria importantissima perché era uno scontro diretto fondamentale e sappiamo che dobbiamo far meglio dal punto di vista della prestazione, però è una vittoria che dà morale e sicuramente vale il doppio perché sono punti importantissimi. Dal punto di vista tattico sei stato impiegato trequartista, come ti sei trovato lì, insomma se ti aspettavi che alla fine si giocasse in quel modo? No, in settimana aveva provato diverse soluzioni il mister e mi aveva messo lì dietro la punta, diciamo, per cercare di creare più alternative davanti in maniera differente rispetto al solito, quindi me l'aspettavo perché avevamo provato in settimana, però mi sono trovato abbastanza bene e ovunque dove mi dicono di giocare mi provo a farlo nella maniera più meglio possibile, quindi è andata bene. Lorenzo, avete recuperato un po' di morale adesso, parlo di Gomis, no? Che di fatto ha rovinato il post gara, purtroppo, questo incidente. Adesso che lo vedete nuovamente tra di voi, anche se dovrà essere operato, avete ritrovato magari il morale giusto, che ovviamente era distrutto domenica? Sì, infatti la vittoria l'abbiamo dedicata subito a lui perché era l'ultima azione, purtroppo io ero dalla panchina e non ho potuto vedere bene l'episodio, però hanno detto che si è visto subito. Si è resi conto. Sì, loro si sono resi subito conto che si era fatto male e ci è dispiaciuto, quindi la vittoria era fondamentale dedicarla a lui. Però l'abbiamo visto adesso passeggiare qui lungo lo spogliatoio, ci ha rassicurato perché ha detto che fra 3-4 mesi sarà subito in campo, se lunedì si opererà, quindi gli auguriamo un in bocca al lupo. Adesso dovete vincere la prossima per dedicare chiaramente a lui. Sì, infatti è stato protagonista, domenica prossima non lo sarà. Sì, sì, lui ha detto che ci sarà comunque in tutte con noi e tutte le altre parti che ci rimangono, quindi abbiamo un tifoso in più e sicuramente domenica sarà un'altra vittoria importantissima perché è un'altra squadra che sta lì con noi e sarebbe fondamentale un'altra vittoria. Giocando bene però. Se arriva una vittoria e giochiamo male, magari. Guardando la partita, molto buona la vostra reazione dopo essere passati in svantaggio, in fondo per la prima mezz'ora non era successo granché, mi riferisco a Bergamo. Poi però vi siete chiesti come mai nel secondo tempo avete sofferto sportivamente parlando troppo, così tanto? Il primo tempo, come hai detto tu, avevamo sofferto un po' di meno, poi dopo il quasi nullo, poi abbiamo subito quel rigore, il gol, però dopo siamo stati bravi a creare il gol del pareggio con il cross di Celli e il gol di Infantino e quindi siamo stati bravi nella reazione. Poi nel secondo tempo loro hanno preso più campo e ci hanno messo sotto, purtroppo, quindi in settimana rivediamo gli episodi e cerchiamo di lavorare su quello che è mancato, soprattutto nella seconda parte della partita.